Come aiutare le imprese ripartendo dal territorio è il titolo dell'incontro che ha avuto luogo ieri sera presso la sede della società operaia Torquato Tasso di Sala Consilina. La vera sfida è dimostrare che l'economia collaborativa è basata sulla fiducia e funziona meglio di quella avida e fondata sull'accumulo, questo quanto pubblicato sul settimanale L'Espresso e fatto proprio dal Circuito Felix, vincitore del premio Banca Sella Best Practices 2016, che è stato anche il leitmotiv di una serata improntata alla valorizzazione delle imprese. All'incontro moderato da Antonella Citro sono intervenuti il presidente della Torquato Tasso Michele Calandriello e l'amministratore unico del circuito Felix Paolo Bernardo. È un circuito di imprese che si scambiano beni e servizi tra di loro in un'unità di conto che è proprio Felix, legata al rapporto 1-1 con l'euro, ha dichiarato Bernardo. A fronte di una vendita di beni e servizi non si hanno beni ma Felix. L'obiettivo del circuito è di sfruttare la capacità inutilizzata delle imprese, far vendere di più, limitare l'invenduto creando un circolo virtuoso con ricadute positive sul territorio. Il Vallo di Diano ha deciso di essere parte attiva di questo progetto e alcune imprese del territorio ne fanno già parte per trarre vantaggi e benefici. Sulla linea dello stesso Bernardo anche Angelo D'Amelio, responsabile commerciale del circuito Felix, mentre è stata presentata un'applicazione approntata da Pio Cancro. Antonio Calandriello, team leader del circuito, ha tirato le conclusioni. Proponiamo un circuito commerciale non in euro ma in moneta complementare. È un'economia inclusiva a cui tutto il territorio deve partecipare, partendo dai soggetti con partita IVA, ma includendo anche i meno abbienti.